Ciao ragazzi, sto preparando una diretta che andrà in onda su Facebook. Sto aspettando di collegarmi, sono collegata, comincio la trasmissione in diretta. E che cosa sto facendo? Sto per fare fluid calistenico, perché aspetta che ho due schermate qua, uso questo perché per me è più facile. Ok, fluid è calistenico. Che cos'è calistenico? Calistenico è quello che uso il stesso peso corporeo, ok, come attrezzo ginnico per allenarvi, per darvi tutti i risultati. Aspetta, fammi vedere una cosa, basso poco a poco per avere l'inquadratura perfetta, perché stiamo andando per fare circa 30 minuti di lavoro. E lo faccio grazie a Foodspring, che io adoro e lavoro con Foodspring da anni. Adoro i loro prodotti, breakfast bowl, workout aminos, e whey protein, che ce l'hanno sia vegane che di whey, che comunque proteine del latte. Li adoro e grazie a loro stiamo facendo questo bel allenamento. Per calistenico usa il corpo e può essere utilizzato in tantissimi modalità, tutto quello che usa il corpo, no? Pilates, yoga, calistenico stesso, body weight, TRX, non perché c'è un attrezzo di mezzo, ma poco ci manca, perché stiamo parlando di utilizzare la forza del nostro corpo. Divarichiamo, andremo a fare un po' di prese oggi, lavorando sui polsi, spalle, gomiti, apertura, ok? Proveremo di fare qualche presa anche. Perché ho cominciato a fare fluid? Ho cominciato a fare fluid perché con il calistenico classico veniamo in planche, stendiamo le gambe, cominciando con calistenico, quello maschile, cioè con tante prese di barra, sbarra, prese, io mi sono infiammato le spalle e i gomiti a un certo punto, perché la donna non ha tanta forza nelle braccia e hanno le gambe e i fianchi più larghi di un uomo. L'uomo è fatto a V, la donna è fatta più a piramide. Così, facendo un lavoro comunque a rallentamento, lavorando lentamente con il nostro corpo, con il mio fluid, è un calistenico per le donne, ok? Man mano che superi magari certi livelli di forza su calistenico a terra, potresti passare poi a fare quelle più maschile. E ripeto, ci sono tante tecniche, però questa è la mia. Ok, pieghiamo le gambe, torniamo indietro, proprio in quadrupedia, e proviamo di sentire sotto di noi le mani. Le ginocchia sono sollevate e facciamo piccoli cerchietti o cerchi intorno alle nostre spalle, intorno ai nostri polsi, proprio per sentire un po' di riscaldamento. E l'altra cosa, che mentre le stiamo facendo questo lavoro sempre senza giudizi, che primo giorno cominci, ti senti tutto rigidito, bloccato, magari impedito. E poi ogni giorno che tornate indietro e stendi i talloni il più possibile giù. Magari non si stendono affatto giù. Proprio prova di spingere giù con i talloni. Semplicemente trovare un dialogo con le anche, con le gambe, con le spalle. Respirando. Ho fatto i 30 giorni Fluid Challenge sul mio palestra online, è stato, diciamo, molto apprezzato. Rimani online per un altro mesetto. Provate di allontanare il pavimento da te, fianchi che vanno su, piega le gambe e cominciamo a camminare in avanti, piano piano piano, bello tranquillo. Punto le dita, guardo in avanti, stendo, portando la pancia più possibile verso le cosce, espiro, scendo giù, inspiro completamente su. Questo è un movimento che si chiamerebbe in yoga vinyasa, ok? Proprio un movimento che è un po' di saluto al sole, che poi si passa da questi passaggi, ma passaggi che ci aiutano ad arrivare dove vogliamo, ok? Di riscaldamento. Torno qua, adesso scenderemo fino a terra in quattro, gomiti stretti, in tre, in due, appoggio a terra e faccio una piccola cobra. Gomiti stretti, spalle giù. Respiro piano piano piano, scendo giù, piega i piedi, ok? Torno indietro e sollevo le anche. Respira, che dobbiamo scaldarci bene 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 prima di cominciare. Sollevo sulle punte questa volta, ok? E adesso piega le gambe e provi semplicemente a camminare in avanti spostando il peso sulle mani, ok? Sulle mani, proprio piano piano. Piano piano, perché questo poi
quelle che ci prima o poi ci permetterà di cominciare a fare le prese, quelle più complicate. Piega le gambe, vado in squat e rimango in squat. E lo tratteniamo portando peso su i talloni per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Porto peso sulla gamba sinistra. Quando io faccio fluid, cambio la mia gamba per quella che sia, quella che è così, gamba sinistra. Sollevo la destra. Ok, se vuoi puoi anche incrociare il piede sopra l'altro. Un half chair. Equilibrio per 4, per 3, per 2. Poi sollevo il ginocchio destro, fisso un punto di fronte a me. 4, 3, 2. Sposto il busto in avanti, la gamba destra indietro. E andremo in high lunge. Però stendo prima la gamba destra, la gamba sinistra è coinvolto. Trattengo tutto. Stendo, piego, scendo. E andiamo in high lunge. Qua. Ok, la prima volta riscaldiamoci poco a poco. Lascia la gamba destra leggermente piegata, addominali tesi, bacino frontale. E da qui comincia a stendere la gamba destra. Stendi fino a sentire allungamento sul flessore della gamba destra. Di fronte salgo con le braccia, trattengo per 4, per 3, per 2, per 1. Scendo giù con le braccia, porto su con la gamba e lentamente, 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 lentamente lo stendo fino a tornare in plank. Trattengo la posizione, addominali tesi, e scendiamo questa volta non fino a terra, ma fino all'altezza dei gomiti con i gomiti stretti. 3, 2, fermi. Per spingere, e più meno scendo, più facile è di andare in apertura con le clavicole, con il petto, spalle basse. Respiro, piego le gambe, torno indietro, affondo più possibile i talloni. Respiro, che stiamo sempre riscaldandoci, eh? Abbiamo cominciato da pochi minuti, lasciamo il tempo al nostro corpo a raggiungerci, ok? Su sulle punte, comincio a camminare in avanti, spostando il peso sulle braccia, ok? Sposti anche lo sguardo tra le mani se vuoi. Prova di trovare proprio un allungamento completo. Scendo con i talloni, ritorno in un bellissimo squat dove porto il peso su i talloni per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sposto peso sulla gamba destra, divarico ginocchio sinistro, fisso un punto di fronte a me. Vado in half chair, trattengo la posizione provando di spingere giù con il ginocchio sinistro per aprire l'anca. Sollevo il ginocchio, trattengo sempre lo sguardo davanti, così mi mantengo meglio l'equilibrio. Le braccia sono mio merce di scambio, ok? Mi aiutano con il mio equilibrio. Possono stare qui, 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 dove te la senti tu al meglio. Piego le gambe destre poco a poco, inchino in avanti con il busto, stendo la sinistra provando di tenere le anche parallele, ok? Poi stendo la gamba destra per un attimo. Se cadi fa parte del gioco, ok? Perché ci sono giorni che siamo più equilibrati e meno equilibrati, ci abbiamo anche giorni che abbiamo una gamba più forte dell'altra. Piego la destra, cerco l'affondo. Piego le gambe indietro, prima per proprio trovare un po' di scioltezza nelle anche. Stendo la sinistra, braccio su, trattengo questa posizione. Lascia che il peso del corpo, la forza e la gravità fanno il loro lavoro. Scendo con le braccia, stacco la destra. E scendo, vado indietro lentamente, 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 lentamente. Trattengo la mia plank per 4, 3, 2. Adesso facciamo 3 per 3, vuol dire 3 giù, 3 su, 3 giù, up dog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inspiro in su. Espiro in giù, affondo. Cammini adesso indietro con le mani,
gambe tese, guardo in avanti, prendo il dito, diciamo, alluce di entrambi i piedi, inspiro in avanti, espiro, divare con i gomiti e sento l'allungamento dietro le cosce per 4, 3, 2, 1, mani giù di fronte a me, piego le ginocchia, li piego giù e andiamo a fare un po' di volando, ok? Flying integration, ginocchio verranno al petto, mi poggio proprio sul collo del piede, le mani sono all'altezza delle ginocchia, la prima sarà per 4 e sollevo, 4, 3, 2, 1. Durante il volo provate di portare il busto leggermente in avanti per appoggiare più sulle braccia, provando di far sentire le gambe più leggeri possibile. Ok, questo lo facciamo per 7, così. Sollevo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Puoi anche sollevare una gamba alla volta. Provi di staccare. Coinvolgi l'addome, metti tutto che lavora insieme per darti il massimo del lavoro che state facendo. Mani giù, ultima volta, la facciamo per 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax, mani davanti, piego le gambe, downward looking dog, e relax, ok. Guardo in avanti, piego le gambe e posso fare. Per avanzare, camminare in avanti, fare un doppio balzo per saltare in avanti, o posso fare un singolo salto. Guardo in avanti, espiro in giù. Inspiro su, completamente su. E torno centrale. Di nuovo su. Espiro completamente in giù. Guardo di fronte. E qui posso andare, diciamo, di balzo o altrimenti camminando così, ok? Se vado di balzo è importante che i gomiti siano piegati quando arrivo, ok? Up dog. Attenzione che non devi mai saltare e affondare o arrivare sulle braccia tese. Piego le gambe, torno indietro. Sollevo la gamba destra, grazie. A questo punto porto il ginocchio destro al centro e fino a tricipite sinistra. 4, 3, 2, poi tricipite destro. 4, 3, 2, torno centrale su e apro l'anca questa volta. Senti come l'anca, in particolar modo l'interno coscia della gamba sinistra, sta attivando. Stendo la gamba destra su, schiaccio il gluteo e piego, schiaccio il gluteo e piego. 3, piego, 4, piego, 5, 6, ancora 7, dammi ancora 1, 8, correggi il fianco, sei centrale, porta il ginocchio centrale, appoggio di fronte a te, vieni in high lunge, stendendo la gamba sinistra, le braccia vanno, scusate che c'è un pelo, ecco, pelo che mi gira, mi ronzola intorno al mio microfono, rimango qua per 4, per 3, per 2, porto il peso sulla gamba destra, il ginocchio sinistra verrà in sollevamento su di fronte a me, trattengo, riscendo come abbiamo fatto prima in half chair, respiro, ritorno su, ginocchio su e lo sposto dietro di me, spostando anche lo sguardo con tanto tanto cautela e calma, stendo la gamba sinistra, piede al martello, piega la destra là dove è necessario avere l'equilibrio, fisso un punto solo, ok, piega la destra fino a cercare un appoggio dietro di voi. High lunge, vado su e scendo giù, mani giù. Quando stacco la destra, scendo indietro, piano, 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 piano. Senti tutto il gluteo, l'anca, la schiena coscia che viene coinvolto. Ritorno in plank, 3 per 3, così voler 3, 2, 1, su.
3, 2, 1, giù, 3, 2, 1, up, dog, down dog. Recupera. Sollevo la sinistra, su, lo porto centrale e lo porto verso il tricipite destro, 4, 3, 2, 1, sinistra, 4, 3, 2, 1, 3 legged dog su, piego le gambe, apro, senti come si apre l'interno coscia destra, allontano il pavimento da me, stendo le gambe per 8, gluteo, 7, 6, ancora, 5, 4, 3, dai, 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 ancora, 2, senti il gluteo, 1, correggi il fianco, porto il ginocchio al petto, high lunge, vai su, stendi la destra, scendi su quelle gambe, scendi, 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 fammi controllare, ok, su, trattieni la posizione. Questo è un lavoro come tutte quelle cose che facciamo, balistico, balistico, balistico. A un rallentamento quasi ti fa lavorare di più. Poggio sulla sinistra, la destra sale. Le mani sono contro il bilanciamento. Piego le gambe, scendo giù, half chair. Provo di calmare lo sguardo, anche la mente per l'equilibrio. Quando ti senti che stai perdendo l'equilibrio, in quel momento ti devi provare di sentire più calmi, più tranquilli. Stendi la gamba dietro di te, gamba tesa, stesa, coinvolgiamo tutto. 4, 3, 2, ritorni in high lunge, su. Marci su, apro, torno, lentamente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, qui, 3 per 3, 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, giù, 3, 2, 1, inspiro in su, espiro indietro. Recupero, provi ogni volta di trovare sempre più forza, pizzica più di apertura, allungamento, porta le mani indietro, aggrappati su, alluce, inspiro su, espiro giù, allungo più possibile, poi comincio a scendere, 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 scendere con i talloni sollevati, trattengo la posizione per 4, per 3, per 2, mani giù, scendiamo per andare in flying. Questa volta partiamo con 8, mani giù, portiamo le ginocchia al petto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La prossima volta facciamo 8 sollevando la gamba sinistra per tutto 8 e poggeremo soltanto su collo del piede destro, così su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piede giù, scendo giù, recupero, coinvolgete l'addome, l'addome è coinvolto qua, tutto che lavora insieme, spalle. Più mi portano avanti, più si diventano leggeri sui piedi, specialmente sul collo del piede. 8 con il piede destro che si solleva. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giù, mani avanti, stendo indietro. Pedalo con le gambe se necessario. Affondo i talloni. I talloni dovrebbero essere invisibili dietro il collo del piede. Piego le gambe, faccio un salto in avanti, mi porto in avanti, stendo in avanti. Espiro in giù. Inspiro su.
centro, inspiro su, scendo giù, andiamo in chaturanga, scendo, trattengo, up dog, e andiamo a giungere, siamo pronti, andiamo a viaggiare. Ok, la destra sale, viene a tricipite sinistro e la tengo, provi di stendere le gambe, ripieghi, destro, provi di stendere le gambe, pieghi, risalgo, stendo su, poi piego le gambe, senti, 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 guardi sopra la spalla sinistra, vedi che il piede sta lì, stendi, 8, scendo, 7, scendo, 6, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, fianchi diventano parallele, guarda in avanti, porta il ginocchio centrale, lo porto in avanti, high lunge, ma questa volta facciamo una lunge diversa, cominceremo a proprio andare in avanti come se il fianco stessi provando di toccare il tallone sinistro, destro, scusami, più basso possibile, per 4, per 3, per 2, torno indietro, sollevo la gamba sinistra, spingendo sulla destra, trattengo, stendi la sinistra di fronte a te, piegala sopra l'altra gamba, scendo, potenziando tutto, ritorno su, la spostiamo dietro di noi, dietro di noi, dietro di noi, 4, 3, 2, scendi giù, piano 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 appoggi, high lunge, senti l'allungamento, abbassi la sinistra e guardi, apro la destra, vado proprio su verso il mignolo della destra, il mignolo della sinistra, faccio una torsione, vedi? Faccio una torsione dove sento l'apertura dell'anca, l'apertura dell'interno coscia rivolta verso il soffitto, braccio destro può venire sopra se voglio, però se mi dà fastidio sulla spalla, lascio la mano sulla spalla o passo di fronte all'altezza degli occhi, sollevo le anche, spingendo sulla parte esterna di entrambi i piedi per il nostro side plank, che poi diventa puro side plank, staccando la destra da terra, lo allineo con la sinistra, rimango in side plank, sollevo le anche per 4, per 3, per 2, braccio destro va verso il fianco, ritorno frontale, 3 per 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, inspiro in su, respiro in giù. Sollevo la sinistra su, va verso tricipite destro, estendo la gamba. Poi vado verso tricipite sinistra, stendo la gamba. Torno indietro, vado su, 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 prima parallelo, poi apro l'anca. Allontano il pavimento, guardo sopra la spalla destra, vedi il piede lì come un codino di scorpione. Poi stendi 8. Scendi, senti il gluteo, 7, ancora, 6, respiri, 5, 4, 3, 2, 1, sto su, correggo le anche, ginocchio centrale, piede frontale, vengo su in high lunge, parto in high lunge, stendo, sento, ma poi comincio a scendere, scendere, scendere come se stessi provando di toccare e sedere sul tallone sinistro, sono sull'alluce destra, ginocchio traccia sempre sopra il dito medio del piede sinistro, torno indietro, spingo sulla sinistra sollevando la destra, stendo la destra, piego, mi piego in half chair, sto lavorando tanto sull'equilibrio, sulla potenza, sollevo, comincio a stendere la gamba destra indietro,
controbilancio con il busto, gambe destra, sinistra, entrambi in attività. Piego la sinistra fino a ritrovare la partenza di high lunge, su, trattengo per 4, per 3, per 2, la mano destra scende e faccio una torsione. Come faccio la torsione? Fianco destro giù e vado a fare proprio una pressione sull'esterno del piede destro e sinistro, entrambi il lato del mignolo, stendo su e senti come ti apre le anche. Ok, decidi, non lavorare mai sul dolore su ginocchio. Se ti fa fastidio la spalla, porta la mano sulla spalla o provate di arrivare sulla posizione passando di fronte la linea degli occhi. Solleva le anche, tutto coinvolto, entrambi i piedi, le anche. Poi continueremo braccio su il nostro side plank, sollevando la sinistra, allineandolo con la destra, poggiamolo là, sollevamo più i fianchi e lo tratteniamo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, guardo in giù e scenderemo fino a terra in 4, in 3, in 2 e relax. Mi portate leggermente tutti quanti sulla schiena. Divarichiamo le gambe, che voglio andare un attimo a riscaldare le anche, riscaldare l'interno coscia. Divarico, apro le gambe totalmente in spaccata, punta dei piedi giù, tallone verso alto e vado in estensione. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stendo le gambe su, 8 e scendo, 7, tallone contro tallone, 6, scendo, 5, scendo, 4, scendo, 3, 2, 1, rimango giù, stendo le gambe, faccio 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiudo in 8, 8 e scendo, 7, e scendo, 6, ancora, 5, 4, 3, 2, questa è l'ultima, 1, piego le gambe, recupero le gambe e venite su perché andiamo a fare una prima presa, torniamo indietro, portiamo le ginocchia divaricate. Ok, il trucco di questa presa è di utilizzare i gomiti come un vero e proprio colonna portante, mettendole sotto le costole, a questa non larghi. Larghi non ce l'avrai mai la forza per fare questa presa. Le mani sono rivolte verso le anche, ok? Così io metto le mani abbastanza vicino alla mia cassa toracica, vicino alla mia diaframma, divarico le gambe. Scusami, devo trovare la giusta leva. Divarico e sollevo le gambe. E giù. Piano. Per il calistenico, la cosa divertente di calistenico è trovare le prese, o provare le prese, a trovare questo fulcro. E piano piano, magari la prima volta non ti viene, la seconda volta non ti viene, ma a un certo punto fai e quando trovi che ti funziona una presa è una sensazione immensa, cioè fantastica, dici ce l'ho fatta! Ok, rifacciamo, riproviamo. Mani qua, ok, appoggiatevi proprio di fronte a voi, portate lo sguardo di fronte a voi. Scusate, mi sta dando fastidio il microfono, ok. Qua, mi porto in avanti. E poi sollevo le gambe o le ginocchia dietro di me. Poi, in secondo momento, posso anche provare di sollevarli di più, di meno, di stenderli. Ok, altra presa. Facciamo un'altra presa perché volevo farvi divertire un po' con le prese, come da promesso. Prendiamo la gamba destra e cominciamo semplicemente di portarla a noi come se fosse un bambino. Ok, mi giro frontale per farti vedere. Così, la tengo di fronte a me.
perché siamo caldi adesso. Le prese vanno fatte solo quando siamo caldi e con un piccolo recupero tra una presa e l'altra. Non fai prese perché ti stanchi e ti frustri. E quel momento, non dico che ti fai male perché non ti fai male, però è il momento che non ti viene e ti frustri. A quel punto dici, ah, perché l'ho fatto fare, perché l'ho fatto. Allora facciamo una abbastanza facile. Metto la mano sotto, cioè braccio destro sotto gamba destra, come se stessi provando di caricarmi di un backpack, mi viene in inglese, mochila in spagnolo, zainetto, ecco, mi è venuto in italiano. Ok, spingo giù e stacco la gamba. Poi, in un secondo momento, possiamo poi provare di incrociarli e abbassarci a fare un'altra presa. Ok? Giù. Ok? Così, mettiamoci il braccio destro sotto la gamba destra. Metto di tre quarti. Ok? Spingo contro il pavimento. Porta il busto leggermente in avanti e poi se vuoi ti incastri le gambe e ti provi di inchinare frontalmente sulle braccia. Secondo presa, scendo. La facciamo dall'altra parte. Poi, cose belle di fluidi che, ma magari le prime volte non facciamo le nostre prese, ma andando avanti diventa un parco giochi il tuo corpo e non è la fine. Ah, mi voglio un gluteo più tonico, voglio combattere le cellulite. No, è un viaggio tra te e te, ti senti ogni giorno diversa, ogni giorno più forte. E ci sono lati più forti, altri lati che sono più deboli. Prenditi in giro, amati comunque. Questa è la prima presa, seconda presa che incastro. E poi, non mi viene. E mi porto in avanti, sulle braccia. Oh, e giù, comincio a essere un po' stanca, comincio anch'io a essere un po' stanca. Recuperiamo, respiriamo, proviamo di ogni giorno diventare qualcosa di più forte, qualcosa di più, diciamo, maleabili mentalmente, perché fluid ci aiuta qua, ancora più del corpo. Ok, di nuovo, sinistra, sotto, sinistra, ok, così, gamba sinistra, sotto. No, braccio sinistro, scusami, sotto la gamba destra. Primo movimento è qui. Poi posso incastrare le gambe stendendo le gambe. Vedi, non mi è venuto questa volta. Sotto. Su. Incastro. Estendo le gambe. E poi provo di abbassarmi sulle braccia. Lavorando. Con tutto insieme. Fatto, non so voi, siete guerrieri. Ok, l'altra cosa, grazie ragazzi, abbiamo fatto un bel allenamento insieme di calistenico, ci tenevo di farti vedere che è così fluid, ma l'altra cosa è, io sono lontanissimo dalla perfezione, lontanissimo di fare tutto perfetto, ma siccome spesso e volentieri nei social vediamo quelli che hanno fatto questo da 10, 20, 30 anni, ti fanno vedere soltanto la posa finale, perfetto, incredibile, io voglio dire, prima di arrivare a quello c'è anni da lavoro, giorni, settimane, mesi, anni, e non sto qui a dire no, fai questo in 3 settimane e sarete tutto totalmente sotto controllo. Io quello che sto dicendo è iniziare, perché se io inizio posso scavalcare in montagne, posso arrivare a fare il giro del mondo, posso sognare in grande e realizzare quei sogni. Nulla che veramente vale la pena è facile. Cioè tutto quello che poi alla fine dici porca miseria ce l'ho fatta, ti mette alla dura prova, è la vera essenza della vita e della felicità. Spero che vi è piaciuto questo allenamento, vi voglio bene, grazie sempre a Foodspring che cioè, ci permette di fare questi grandi eventi anche sui social. E se volete fare il 30 day challenge, ok, 30 giorni challenge, fluid challenge, venite sulla mia palestra online nigelcooper.com, rimane un altro 30 giorni online perché è stato apprezzato tantissimo. E poi c'è anche la challenge di questo mese che è tricipiti, interne cosce e la spaccata. Vi voglio bene a tutti quanti, passate una serata meravigliosa e ci vediamo in questi giorni sui social. Ciao.